Salve e bentornati. Il tema che vorrei provare ad introdurre oggi si basa su un'opera davvero singolare e significativa che, vediamo il volume con una copertina migliore, la storia della Grecia di William Mitford. In l'edizione che presento qui è in 9 volumi ed è l'edizione del 1838. Questo testo fu scritto da Mitford tra il 1784 e il 1818, data di completamento. Questa è l'ultima, credo sia questa sia la seconda o la terza edizione con le note di William King e la bellissima introduzione del fratello Lord Redesdale. Questa è un'immagine di Mitford al tavolo da lavoro. E come ben saprete, gli inglesi hanno una lunga tradizione storica di studiosi che si sono occupati di storia. Persino, pensate, David Hume, uno dei lavori più famosi che resero Hume noto e che gli procurarono anche da vivere fu appunto la sua storia d'Inghilterra. Questa tradizione continua fino ad oggi. Pensate, in Italia, Dennis Mack Smith, ad esempio, è uno degli autori che hanno scritto una storia d'Italia, che da inglese ha scritto una storia d'Italia, che è stampata e ristampata. Mitford rientra appunto in questa lunga e complessa tradizione storiografica anglosassone e in realtà il suo mestiere era quello di, come il padre che era stato avvocato, anche lui era avvocato, poi fu militare e dal punto di vista personale c'è questa bellissima prefazione, premessa da parte del fratello, in cui a short account of the short account of the author and of his person in life. Ebbene, perché io vi sto presentando una storia della Grecia scritta nel 700 e pubblicata nell'800. Quale rilevanza potrebbe mai avere un testo così per la nostra, anche per la nostra epoca? Considerando anche che esistono storie simili, affini, nello stesso anno in cui venne pubblicata credo la seconda edizione definitiva della History of Greece, postuma, del Mitford, venne pubblicato anche un'altra venne pubblicata un'altra storia della Grecia di William Robertson. Ogilvy era un altro che scrisse storie della Grecia, insomma, ce ne sarebbero diverse. Quella che però per noi è oggi nota e viene ricordata e osservata e citata è una storia della Grecia pubblicata dal Bentamita Grote verso la metà dell'Ottocento, 1845. Questo testo invece, dimenticato in una maniera ingiusta e colpevole, è un testo che credo, fra l'altro, non esista neppure in una versione italiana. Ed è un testo invece fondamentale. Innanzitutto perché Mitford si pose
che oggi viene maltrattato dalla solita tradizione scolastico-accademica, perché non scrisse semplicemente una sterile storia della Grecia limitata ai fatti, agli eventi e alle narrazioni del tempo. E pensate una cosa, oggi viene continuamente citato, ancora oggi, la storia dell'ascesa e il declino dell'impero romano del Gibbon. Il Gibbon era amico e anche collega militare, collega in armi del Mitford, anzi fu lui ad incoraggiarlo nello scrivere questa storia della Grecia. C'era una vasta comunicazione, un vasto epistolario, però il Gibbon si limitò alla storia dell'impero romano senza porre dei paralleli con la sua epoca, e per questo viene oggi ricordato. Mitford provò a trarre un insegnamento da quello che leggeva, ma perché proviamo un po' a contestualizzare il Mitford. Quando lui scrive questa storia della Grecia in Inghilterra, è l'epoca delle due grandi rivoluzioni, il Settecento, ossia la rivoluzione americana e la rivoluzione francese, con tutto quello che questo significa, con tutto quello che da un punto di vista ideologico, concettuale, queste rivoluzioni hanno significato per la loro epoca. E uno degli elementi centrali nell'ideologia dominante del Settecento era anche il ritorno, infatti c'è un fiorire di studi sulla Grecia antica, e dunque il ritorno a quest'idea perduta di democrazia, che rientra appunto prepotentemente nella storia. Quello che Mitford ricorda, osserva, fa notare è che la democrazia dei greci non è quel concetto di cui parlano i suoi contemporanei, che vogliono imporre i suoi contemporanei. Innanzitutto Mitford dice delle cose che oggi secondo me molti condividono, anzi molto spesso quando si prova ad affrontare il tema della democrazia greca, della democrazia antica, subito c'è sempre quello che sa, che dice: ah, ma avevano gli schiavi, ah, le donne non potevano votare, tutti questi si segna queste zeppe mentali che vengono subito attivate come se fossero degli interruttori per dare delle risposte che non sono risposte, perché se non ti sei occupato del tema, se non hai una panoramica di quello che significa il pensiero antico, di quello che significa la democrazia, di come si colloca in tutta una tradizione politica del mondo antico, di che cos'è la polis, insomma, se non hai un solido retroterra, è inutile che fai queste osservazioni che hai sentito, che hai orecchiato altrove. Però questo ormai sappiamo che è la malattia della nostra epoca, il fatto di sapere tutto di tutto senza sapere come. E forse era anche la malattia del Settecento, e sicuramente molti mali si sarebbero potuti evitare se qualcuno avesse dato un po' più d'ascolto a Mitford. Una delle cose che Mitford diceva subito era: quando noi parliamo di the people, del popolo, ricordate gli Stati Uniti, che we the people, noi il popolo, il fratello qui osserva, quando lui scoprì che the people non aveva lo stesso significato che le stesse parole hanno in Inghilterra, che the people, il popolo in Grecia, significa non tutti, ma soltanto una parte, e non la più vasta,
della popolazione di uno Stato. Ossia, poneva l'accento sul problema fondamentale delle democrazie, delle cosiddette democrazie delle città greche, delle città-stato greche. Non soltanto, evidenzia appunto altri anche degli elementi che noi troviamo già evidenziati in Platone. Lui, Mitford, parla, dice non in maniera non infrequente, queste cosiddette democrazie sono in realtà una tirannide dei cittadini sugli altri cittadini. E diceva una tirannide dei cittadini, a tyranny of citizens, che poteva mettere a rischio la sicurezza dell'individuo e della sua proprietà. Pensiamo alla pratica dell'ostracismo. E mentre lui evidenzia questi come criteri fondamentali del sistema politico inglese, dove la proprietà e la sicurezza della persona sono garantite legalmente. Un altro appunto importante: Mitford era anche amico di Blackstone, che è, diciamo, il padre del sistema legale anglosassone. Infatti, la conclusione che lui trae, una delle conclusioni, perché ovviamente è un'opera in 9 volumi, è che quella che noi chiamiamo, quella che i suoi contemporanei chiamavano democrazia, identificavano con il sistema che loro volevano creare, era qualcosa d'altro. Dunque, dice, veniva falsamente chiamata democrazia il sistema dei greci. E poi riporta appunto i vari sistemi tra Sparta ed altre nazioni. Il testo è davvero davvero profondo. Non dimentichiamo che Mitford fu anche in Francia tra il 1776 e il 1777, dunque conosceva molto bene quel milieu intellettuale che produsse la rivoluzione francese, tutto quell'insieme di problemi politici, idee e situazioni delle quali spero si sappia. E lui, ad esempio, riteneva che molti dei pensatori francesi adottassero delle teorie stravaganti basate su quello che loro chiamavano i diritti, equal rights of man, i diritti di uguaglianza dell'uomo, come i soli principi giusti sui quali formare un governo. E quelli che però formulavano queste teorie facevano spesso riferimento alle repubbliche greche, come se offrissero un sistema di istituzioni fondate su principi simili, senza porre la giusta attenzione alle diverse ed importanti circostanze e in particolare alla situazione della schiavitù in cui una larga parte della popolazione greca si trovava. Cioè lui diceva: non potete fare un discorso sui diritti dell'uomo basandovi sull'esperienza politica dei greci, perché questa esperienza politica era inficiata dal, tra gli altri, il tema della schiavitù. Oggi appunto si aggiungono altri temi come il ruolo della donna e degli stranieri. Dunque lui legge, ha una lettura della democrazia antica come fondamentalmente come un sistema tirannico,
e mette in guardia e dice: guardate, se voi andate verso questa direzione, state andando per verso una direzione che può condurre alla tirannide, che poi è il discorso, il solito antico discorso di Platone. Uno degli elementi che secondo me è il più rilevante per noi oggi e oltre a queste considerazioni che Mitford faceva rispetto ai suoi contemporanei, il fatto che lui notasse quanto la costituzione, l'impotenza della costituzione ateniese nel tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini della polis. Molto importante questo tema. Cioè lui dice, queste democrazie si fondavano con, così come con Solone, la grande riforma di Solone, si fondavano sul tema della legge, il nomos. Però la legge e la Costituzione, la storia greca ci insegna che la legge e la Costituzione non bastavano, non sono riuscite a fermare certi sviluppi contrari alla libertà del cittadino. Mitford è un uomo del Settecento. Se fosse vissuto nel Novecento avrebbe detto, di fronte a Mussolini e Hitler: ecco, vedete, guardate, è esattamente quello che vi avevo detto, la Costituzione non è riuscita a fermarli, la legge non è riuscita a fermarli, così come oggi la legge non riesce a fermare i decreti sanitari di emergenza. Cioè c'è un problema serio, che se poi noi torniamo sempre al vecchio discorso, è il problema di Platone, il problema che solleva Platone quando Platone dice: senza educazione, senza un'istruzione autentica, senza una cultura autentica non ci può essere una democrazia, perché se il cittadino fosse edotto su cosa significa legge, diritto, libertà, reagirebbe in maniera diversa. Ma i cittadini tutti, partendo dal questurino fino al magistrato, non avremmo i grandi magistrati come si chiama quel Zagrebelsky, che dicono queste cose che stanno facendo sono perfettamente legali, non li avremmo. E guardate, lo dico con molto patema, questa cosa su Zagrebelsky la dico con grande sofferenza, perché quando un vecchio proverbio dice: quando l'incendio brucia i faggi, che ne sarà degli altri alberi? Cioè quando chi ha letto, quando chi ha una formazione culturale dice queste cose, e allora siamo davvero nei guai. Però dall'altra parte torna sempre, riemerge sempre il vecchio discorso della sofistica. Vedete, pensate, qui una cosa come il Grundgesetz tedesco riporta Die Würde des Menschen sind untastbar, ossia Würde è la dignità. Il primo articolo del Grundgesetz, che sarebbe una sorta di costituzione, riporta che la dignità dell'uomo è intoccabile. Io mi sono sempre chiesto, di fronte a questa frase, perché vedete, il giureconsulto è furbo, è molto astuto nell'uso delle parole. Mi sono sempre chiesto: perché la dignità? Perché vedete, mio modestissimo avviso,
lì ci andava la parola libertà. La libertà degli esseri umani è intoccabile. Die Freiheit des Menschen ist untastbar. Perché invece di Würde? Perché la dignità è un concetto più malleabile. La libertà è un concetto molto chiaro. O puoi farlo o non puoi farlo. O sei libero di o non sei libero di. Allora io come governo non posso venire da te e toccarti quello che è il primo diritto che ho sancito nella Costituzione o nella Carta dei diritti. L'Italia poi da questo problema se ne è uscita dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, dunque ha preso completamente la tangente. Ma quando io dico di Würde, la dignità di un uomo può significare molte cose, significa anche cose diverse per uno o per un altro. Ci sono persone che ritengono la loro dignità toccata se succedono determinati eventi o se fanno certe cose, invece altri che non si impressionano. Ci sono persone, individui che ritengono che la nostra dignità viene in questo momento calpestata per via delle menzogne, per via delle imposizioni, della violazione del corpo, invece ci sono altri che dicono no, mi sta benissimo, anzi fatemene di più. Però se là ci fosse scritto libertà, questa ambiguità non ci sarebbe. Perché tu non puoi dire io rispetto la tua libertà, però adesso fai quello che ti dico. Non funziona così. Vedete come astuto il linguaggio della, e non possiamo dire della manipolazione, ma comunque il linguaggio di una certa giurisprudenza, che non è, che sembra sia lì per tutelarti. Tutti applaudono quando leggono la dignità, mamma mia com'è bello, perché nessuno ci pensa due volte. Può esserci dignità senza libertà? E allora Mitford, proprio perché scrive una storia della Grecia, ma la confronta anche alla propria epoca, viene subito additato come uno che non sta facendo il lavoro oggettivo che si dovrebbe fare, perché lo storico dovrebbe, cioè lo storico poi finge di mettere, questa è una finzione antica, è una finzione che inizia proprio alle origini della storia. Erodoto e Tucidide raccontano cose che non hanno visto, però dicono di averle viste per dare quella parvenza di oggettività. Ci sono cose che Tucidide non può aver visto, non può aver conosciuto, non può essere stato in un posto e in un altro allo stesso tempo, però le racconta come se le avesse viste, storie e racconto di cose viste. Non hai visto niente. Quando si fa questo si inizia, la storia in realtà inizia con la finzione, perché vuole trasmettere al lettore una verità che è più vera di quella che è consentita. La verità del ragionamento basta. Il mettere insieme delle fonti, il fare 2 più 2, basterebbe. Però certamente c'è il lettore, quello che vuole il cinema verité, al quale questo non basta, il quale potrebbe dirti, qui entriamo sempre sulla sofistica, questa è la tua opinione. Certo, però un'opinione in cui, quando io però dico 2 più 2 uguale 4, non è più una mia opinione, diventa un ragionamento corretto, diventa un fatto. Dunque la storia già sorge con un primo vizio di forma che poi si protrarrà fino ai giorni nostri. Lo storico che deve fingere l'obiettività. Mitford non finge niente.
Mitford dice: queste sono le cose che ho letto, queste sono le cose che io deduco. Infatti, uno dei grandi problemi che Mitford solleva, leggendo appunto la tradizione antica, è il problema della sofistica. Io a questo adesso non vorrei addentrarmi troppo sul tema, perché quando avremo il tempo vorrei... Purtroppo c'è tanto bisogno di questi discorsi, dunque ci sarebbe bisogno anche di un discorso molto più lungo e complesso sul tema della sofistica, ma limitiamoci così, diamo uno spunto. Quando nell'Ottocento Hegel, nella parte tedesca, Schleiermacher e diversi altri cominciano a rileggere la tradizione antica, greca antica, cominciano a rileggere anche la tradizione sofistica. Quello che metterà il sigillo su queste idee provenienti dalla Germania, arrivate in Inghilterra, sarà il Grote, citato sempre. Se voi prendete questo libraccio che la raccolta dei sofisti di Untersteiner, citatissimo, amatissimo ovviamente, vedete che Untersteiner fa riferimento molto spesso al Grote, ma non fa mai riferimento al Mitford, mai. Mitford, proprio perché andava contrariamente all'ideologia del suo tempo e contrariamente all'ideologia del nostro tempo, è stato letteralmente cancellato dalla storia culturale. Eppure, se avessimo letto Mitford, se si fosse letto Mitford, certi eccessi già nel Settecento o nel Novecento non sarebbero forse stati possibili. Vedete quando la cultura che è baluardo. La revisione che poi Mitford riporta, tutte quelle idee che sulla sofistica che sono naturali dopo la lettura dei testi antichi. Io trovo preoccupante, ma anche abbastanza triste, vedere quello che succede nella nostra, in moltissimi discorsi, testi, conferenze di questi stupendi accademici che continuano a spezzare lance per la sofistica. Capisco, qualche tempo fa c'è un tizio che io trovo molto, un altro caso come lo Zagrebelsky, questo studioso di antichistica, che dice cose preoccupanti sul tema della sofistica, che scrive cose preoccupanti sul tema della sofistica, perché poi queste cose passano alla società generalista e ci sono persone che dicono: ah, ma i sofisti erano il fiore della democrazia, erano dei pensatori meravigliosi. E nel momento in cui non si vede più il pericolo della sofistica, infatti noi ci siamo oggi nel mezzo proprio perché non ne vediamo più il pericolo. Pensate, questo studioso di cui evito di fare il nome, ho letto una cosa in cui diceva: perché Socrate, che era un sofista, che però non si faceva pagare. Ma io avrei voluto dirgli: ma santo cielo, ma se proprio stai dicendo, proprio l'elemento chiave della differenza che c'è tra la sofistica e il pensiero filosofico è proprio quello, e tu stai dicendo che cosa, l'osservazione che proprio Platone muove. Attenzione, noi non capiamo molto bene oggi più questa osservazione, perché siamo abituati a mettere un prezzo su tutte le cose. E allora noi, vedete perché l'Ottocento che rivaluta la sofistica, perché l'Ottocento è l'epoca in cui sorge o si impone in maniera più
determinante la modernità. Noi viviamo di quelle conseguenze ideologiche che si sono stabilite nell'Ottocento. Dunque, per noi, quando l'obiezione greca contro la sofistica, con cui si dice sì, ma questi mettono un prezzo su qualcosa che non può avere, che non dovrebbe avere un prezzo, che non può avere un prezzo, a noi sembra strana, perché siamo abituati al contrario, perché siamo stati indottrinati a fare il contrario. È ovvio che nell'Accademia questa non risulti come un'obiezione fondata o significativa contro i sofisti, perché dicono: ma qui siamo pagati tutti, siamo sempre lì, vedere il mondo soltanto dalla piccola feritoia che ci offre quel limite della comprensione che può darci la nostra visuale. Tanti anni fa, in un testo che si chiamava Metafisica del mondo, scrissi: credono di comprendere soltanto perché un destino bizzarro ha posto davanti ai loro occhi una porzione di mondo. Questo credere di comprendere perché si dalla propria parcellizzazione si vuol determinare l'universo è un non comprendere. Così come, secondo me, già il discorso dovrebbe finire nel momento in cui uno legge Platone, tu non puoi reinterpretare quello che c'è scritto nelle opere di Platone, però lo fanno. Platone oggi è il denigratore della sofistica, secondo la vulgata accademica diffusa. Eppure io mi dico, per quelle poche persone razionali che siamo rimaste ormai, quelle 10, 20, 30 in tutto il pianeta che siamo rimaste, scherzo ovviamente, uno dovrebbe dire: ma voi oggi credete davvero di poterne sapere più di quelli che vivevano, allora, ma non di quelli così quattro gatti. Se noi prendiamo quattro nomi tra quelli che hanno maggiormente o combattuto, o accusato, o rigettato le idee della sofistica, e ne abbiamo Platone, Senofonte, Isocrate e Aristotele. Dico, quando uno, prima di esprimere dei giudizi contrari a quello che ci hanno detto quattro delle menti culturali più rilevanti della storia umana, e io ci penserei un pochettino sopra. Ma oggi noi non abbiamo più questa modestia, non ce l'abbiamo più. Sapete quanti libri ci sono di emeriti, di emerite nullità, le quali scrivono: adesso vi spiego perché Einstein aveva sbagliato, adesso, come abbiamo spesso sollevato qui il tema, chi oggi la gran parte delle biografie scritte sono praticamente dei calunniatori di professione che scrivono biografie su qualcuno, che gli vanno a trovare questo, l'altro, invece di capire la grandezza di un pensiero, di provare a capire la grandezza di un pensiero. Noi sono tutte cose che noi abbiamo per troppi versi smarrito nella nostra società, e questo ci porta appunto al non avere più né rispetto per la validità logica di un argomento, né rispetto per i fatti che vi stanno dietro. Proprio di questi giorni abbiamo mostrato la gazzettiera che di fronte al medico gli insegna al medico la medicina. Queste sono semplicemente conseguenze dei gravi problemi concettuali e politici introdotti dalla sofistica nel mondo. Vi ricordate, Protagora dice che cosa? Io rendo il discorso debole più forte, trasformo il discorso debole nel discorso più forte. Non è quello che avviene dovunque, ad esempio nella gazzetteria? Non è quello che avviene quando qualcuno prende
la sofistica antica e la trasforma in qualcosa che questa non è. Rendo il discorso debole più forte. Questi sono come dei tarli dentro l'edificio della socialità e della cultura. Sono tarli gravi, sono tarli che ormai hanno raggiunto tutto l'albero della cultura. Quello che dicevamo prima, che mettono delle zeppe nella testa delle persone che rispondono in maniera automatizzata: ah, ma perché si arriva ad esempio a Platone, nemico della società aperta, le baggianate di Popper? Perché? È tutta una cosa, è tutto un atteggiamento che comincia appunto nell'Ottocento, nell'epoca vittoriana, che comincia con la rivalutazione dei sofisti, e finisce con il rigettare colui che, tra le tante cose, ci aveva già detto tutto. Politicamente ci aveva già spiegato tutto. Dove vanno a finire le cosiddette democrazie? Vanno a finire nella tirannide. E noi stiamo vivendo un'epoca di transizione che non sappiamo se finirà nuovamente nella tirannide. E questo ce l'aveva detto il nemico delle società aperte. Allora, ben vengano i nemici delle società aperte, visto che viene inteso nel contesto di una società del contrario, dove il nemico è l'amico e l'amico è il nemico. Grazie.